zio. Padre mio! Padre mio, sii forte e bello. Ho bisogno di un uccello. Di un uccello di noblischiatta. Per gli avicoltori, ecco un eccezionale raduno di piccoli cantori in gabbia, che fanno bella mostra di sé e delle loro doti canore alla prima fiera nazionale di canarini, uccelli esotici e nostrani, indetta dalla Società Aviologica Reggiana. Reggio Emilia, qualche minuto nella mostra e fiera dei canarini, dove sono presenti non pochi assi del bel canto. L'allevamento e la selezione di questi minuscoli e graziosissimi cantori richiede lunga pazienza ed una approfondita conoscenza delle abitudini, dei gusti e dei capricci del canarino, senza parlare di una particolare finezza d'orecchio per apprezzarne le cavatine e gli assoli. Dei canarini. Questi esemplari hanno raggiunto un perfetto addomesticamento. I campioni dinanzi alla giuria. Una rara varietà di canarino, l'arricciato. Reggio Emilia. Qualche minuto nella fiera di canarini ed uccelli esotici, tra la gioia dei bimbi e la meditata attenzione dei conoscitori ed allevatori. Ecco un grazioso esemplare di gobbo olandese. Un esemplare di gracula religiosa. Ecco il bulbul, in idillio con il suo allevatore. Il bulbul si affeziona all'uomo come il cane. Un vegeto pappagallo di 80 anni. Con tanto cervello, si certamente ragiona con l'uccello.